Vabbè, niente. Devo parlare di una cosa nuova. È solo una teoria, non è uscito niente, non l'ho letto mai da nessuna parte. La sorvofrenia, da sorvole, è un'espressione che indica un disastro mentale in questa cosa, perché dovrebbe intendersi con le malattie mentali, perché io sono sotto cura e ho sempre saputo di essere schizofrenico a causa di un'esperienza. Poi quale esperienza, questo non ve lo dico, perché in pratica è tutta la vita che mi porto dietro sta malattia. Mi dicono di essere psicotico ed è vero, ho paura delle persone in generale, così. Però la sorvofrenia, che poi non è mai esistita, è un termine che mi è venuto in mente a me, la sorvofrenia. In pratica ci sono i sorbenici in questo caso. In pratica io sarei un sorbenico, in questo caso, secondo me, io diciamo che se un medico mi spiegasse cos'è la sorvofrenia e mi dicesse che sono sorbenico, io gli dovrei dire di sì in questo caso, perché se me lo dice il medico è vero. Da sorvole, disastro, sorvole, che disastro che è successo, sorvole che disastro. La sorvola è qualcosa di disastroso, no? È un disastro mentale in questo caso, qualcosa che è successo dentro la testa, sotto la scatola cranica, che in pratica il cervello è dissociato, è tutto quanto confuso. Però la persona ragiona lo stesso. Questo disastro a me mi è successo all'università, leggendo e studiando, non avendo modo di parlare, perché non pagavo la retta, non andavo a dare esami, leggevo e studiavo, c'erano i libri, li leggevo, li compravo e li portavo a casa. E niente, in pratica è diverso da essere schizofrenici o psicotici, perché indica qualcosa di più generale, è qualcosa di... è uno spettacolo mentale la sorvofrenia, è qualcosa di spettacolare. Perché descrive qualcosa che è dentro di noi, dalla nascita, come se noi a causa di un'esperienza sbagliata nella vita non possiamo realizzarci. Come diceva Musil, l'uomo senza qualità, che non ha mai fatto niente nella vita, che non è buono a nulla. Oppure Dostoevsky, che era iscritto a ingegnere, però era schizofrenico. In pratica scriveva, però si faceva aiutare da una stenografa, no? Praticamente scriveva sotto l'aiuto di una... dettava tutto a una stenografa e poi alla fine si faceva aiutare da lei perché non esistevano né i computer né le macchine da scrivere, niente. È una malattia che... secondo me, c'ho io, per quanto mi riguarda, se lo dico ai miei amici mi capiscono. E quindi io parlo di sorvofrenia, sorbeni, quando uno esiste, se fosse per me esisterebbero i sorbenici, infatti io sono sorbenico, secondo me. Perché la schizofrenia la capisco, perché quando si fa il Rorschach, io per me, lì se qualcuno mi dice che c'è uno schizzo su quel foglio, il Rorschach, quelle farfalline lì, se qualcuno dice così, significa che è schizofrenico. Per esempio, lo psicotico ha paura di una persona, in particolare lo psicotico. E via dicendo, va bene?